Allora, rientriamo dal breve stacco pubblicitario, sono sempre qui in diretta durante questo giovedì 23 maggio 2019. Allora, riparto come sempre da quella che è la postazione social, per cui vado immediatamente a salutare Mimmo Tulipano, nonché Carlo Binetti, ma voglio salutare anche Francesco Giglio, questa è una parte degli amici che in questo momento ci stanno seguendo su Facebook. Vi ricordo come sempre la pagina Teleregione Official. Allora, non voglio fare attendere oltre il mio ospite, ma dovete sapere che anche un amico ormai veramente di vecchia data, per quanto siamo due ragazzini, però mi vado e mi sposto nel salottino regia e vado immediatamente a dare il benvenuto a un mio grande amico, nonché dottor Salvino Lapa Nonbella, fondatore di una società di cui ora parleremo, Media One Consulting. Ben trovato. Ciao Serena, ciao. Allora, Savino, è un piacere poterti ospitare all'interno del mio salottino, proprio perché, come dicevo, per quanto siamo due ragazzini, no? Grazie. Questa risata è un po' così, fa capire che siamo leggermente più grandi di ragazzini, però ci conosciamo da tempo in minore. Ci conosciamo da tanto tempo, ho avuto l'opportunità di conoscere quello che è stato il tuo percorso di crescita anche professionale, perché ricordo ancora adesso la tua festa di laurea è vero. E poi di là è successo di tutto. Sì. Raccontami un po' di questa tua ispirazione, quando ad un certo punto hai deciso che serviva evidentemente una società come quella che hai creato, perché io ti ho presentato proprio come fondatore. Sì, allora io ho fondato la Media One Consulting, che è una società di consulenza e mediazione creditizia per le aziende. E diciamo però il mio percorso, io nasco imprenditore perché mio padre ha un'azienda agricola, un vivaio da 40 anni e poi diciamo che ho sempre studiato, ho iniziato a lavorare in azienda, poi diciamo ho sempre fatto degli executive, quindi dei master dove ho sia lavorato in azienda che studiato. Questo è il tuo logo? Sì, questo è il mio logo, sì, perfetto, perfetto. Questo è il mio logo, e diciamo Media One Consulting, dove insomma questa è la mia squadra. Dove... Hai visto quante sorprese, non ti avevo anticipato nulla. Fantastico, fantastico, spettacolo. Guarda, il primo evidentemente sei tu. Evidentemente giusto? Sono io. Poi? In ordine poi c'è Franco Gamen, che è l'ex capo dei crediti Montepaschi, che oggi è in pensione e quindi adesso è dipendente di Media One Consulting. Poi in ordine abbiamo Saverio Morella, un ragazzo diciamo giovanissimo che lavorava a Cofidi, era il capo di tutti i gestori Cofidi Puglia, era in direzione a Bari. Poi abbiamo Gianluca Padolecchia, che è il responsabile del titolo secondo, praticamente un ragazzo pure lui giovanissimo. E poi abbiamo un Marco, che è un altro ragazzo che diciamo si occupa di istruire le pratiche. E poi abbiamo mio padre, che noi lo chiamiamo il boss, diciamo simpaticamente, perché è un'esperienza di vita, è un personaggio fantastico. È uno certo, che 40 anni, quindi evidentemente è una realtà. Infatti mi ha guardato male quando ho detto 40 anni. E ci poi, perdonerà. E poi c'è Paolo che è un altro ragazzo diciamo fantastico, che si occupa di diciamo di istruire le pratiche praticamente di sempre inerenti alle aziende. Quindi possiamo dire, giusto per narrare questa immagine, abbiamo un team composto da giovani, ma nello stesso tempo quindi che mettono a disposizione quella che può essere la voglia di crescere, ma nello stesso tempo l'esperienza poi di persone che hanno praticato l'attività. Quindi Savino, correggimi se sbaglio, essendo un imprenditore tu riuscivi a comprendere quali fossero i problemi dell'imprenditore, quale fosse l'aiuto necessario per un imprenditore, soprattutto in un mercato come quello odierno. Assolutamente. Ostico, in salita, difficile da comprendere, pieno pregno di burocrazia. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo, perché oggi fare l'imprenditore è una delle cose impossibili, più difficili. È vero. Bisogna essere realistici, perché oggi purtroppo, a parte la congiuntura economica,
il mercato, a parte la saturazione del mercato, è un bagno di sangue, a parte la gestione del personale, la burocrazia, uno dei problemi fondamentali era l'accesso al credito. E quindi ecco, diciamo, l'esigenza di proprio di creare questa società Media One Consulting, che è proprio una società di consulenza e mediazione creditizia. Ed è una società che si occupa del miglioramento del rating. Questa parola rating, che è una parola fantastica, è una parola dove oggi comanda, c'è un giudizio che viene dato alle aziende. Noi di Media One proprio ci occupiamo di migliorare questo rating, perché se un'azienda migliora il rating, un'azienda ha facilità ad accedere al credito bancario. Questo noi, diciamo, ci occupiamo. Allora, io ho voluto fortemente il tuo intervento, al di là del fatto che sei un mio grande amico e quindi per me è sempre un piacere poterti accogliere in casa mia, in casa Serena, ma anche perché sei un messaggio positivo, perché comunque sei giovane, riesci con la tua realtà a importi sul mercato, stai creando qualcosa che sta riscuotendo successo e poi è un messaggio positivo anche per tutti gli imprenditori che ci stanno seguendo e che possono in qualche modo trovare anche la forza. Non per niente, Savino, siamo andati insieme a vedere il film di Checco che osannava il posto fisso, proprio perché ormai noi giovani abbiamo paura. Sì, è vero. Allora, io dico sempre che c'è crisi, però la crisi è anche opportunità. La crisi è anche studio, sfida, ok? Il mondo dell'imprenditore è vero che oggi è un mondo difficile, però ci sono anche aziende che oggi stanno creando maggior valore rispetto al passato. Quindi questo, diciamo, che significa? Per tutto bisogna essere propositivi, cioè vedere la crisi come non, diciamo, un rischio, ma la crisi come un'opportunità. Tu sei sempre stato un ottimista di natura. Essere sempre ottimista, anche perché non ci sono stati molti momenti in cui ti ho visto un po' nero in volto, anzi forse non ne ricordo neanche uno. Bisogna essere, allora io dico, noi siamo dei problem solver per gli imprenditori. Se già l'imprenditore sta vivendo dei momenti difficili, noi ci facciamo vedere o ci percepisce come persone negative, già l'imprenditore cambia strada e dice: Savino, se non ci credi tu, non ci credo manco io. Quindi bisogna essere propositivi, bisogna diciamo creare, farsi percepire come veramente un'opportunità. Da noi l'imprenditore, quando viene, diciamo, La prima domanda che gli facciamo: qual è la tua seed, la tua idea, diciamo, qual è la tua idea? Ho usato il termine inglese così che mi piace ogni tanto. Va bene, sdoganiamo l'inglese. Allora, questa tua idea, okay, praticamente la dobbiamo trasformare in azione. Ok, allora mettiamo caso, Savino, proprio perché in questo momento ci stanno seguendo sicuramente tante persone che potrebbero essere interessate a questo tipo di discorso. Allora, Serena, sì, va bene? Perfetto. Si rivolge al tuo team, che ricordiamo si trova, diamo anche luoghi fisici. Allora, noi abbiamo l'ufficio sia a Barletta, in via Callano 161/163. Hai sentito anche tu il terremoto? Perché l'ho sentito anche io. Non è stato fortissimo, diciamo, perché stavo parlando in quell'occasione, quindi forse mi ero concentrato su altro. E poi abbiamo anche la sede a Foggia, okay, dove diciamo sede a Foggia. A breve apriremo anche diciamo la sede a Bari. Quindi, okay, diciamo, il nostro obiettivo è quello di fare consulenza in tutta la Puglia, cioè di coprire tutto il territorio. Sì, perfetto. Allora, ripeto, io Serena vengo in via Callano perché è la zona perfetto, più vicina. Perfetto. Per quel che mi riguarda, mi siedo dinanzi, sì, a te. Ci prendiamo un caffè prima. Ok, ci prendiamo un caffè. È chiaro. Va bene. Ci sediamo. La prima domanda che mi fai è: che idea hai? Sì, visto? Allora, la prima domanda che ti faccio, ti chiedo: qual è la tua vision? Cioè, qual è la tua visione?
Ok. Cioè tu che cosa, okay, che cosa vorresti fare? Qual è la tua, realizzare? Okay. Qual è la tua idea? La tua idea poi noi la dovremmo trasformare in azione. Come si trasforma la tua idea in azione? Facendoti un piano industriale, un business plan. Si lo fate voi? Sì, lo facciamo noi assolutamente. Noi facciamo, diciamo, il tutto, facciamo anche la ricerca di mercato, vediamo qual è il mercato, quale può essere il mercato di riferimento, qual è la nicchia di mercato, che cosa devo, voglio fare. Cioè facciamo delle ricerche di mercato e poi facciamo il business plan, lo facciamo insieme a te imprenditore, ok? Perché sei tu che ci devi dare degli input, cioè sì, tu hai la vision, okay, e noi poi diciamo realizziamo la mission, ok? Quindi ci occupiamo noi del business plan e di tutto, anche se ci sono delle misure agevolate, utilizziamo anche quel canale, perché Media One, oltre ad avere rapporti, diciamo, con le banche, quindi a fare finanza ordinaria, si occupa anche di finanza agevolata. Facciamo il titolo secondo, che è una misura ben recepita dalla Regione Puglia e ben recepita dal sistema bancario. Cioè, rendimelo... Allora, è una misura che riguarda gli investimenti, ok, okay, dove c'è un contributo, cioè fatto 100 di investimento, sì, io diciamo ho un contributo dalla Regione intorno al 40%, più o meno, 35-40%. Ed è una misura, diciamo, dicevo prima, ben vista dal sistema bancario e niente, quindi... Praticamente tu mi dici, guarda Serena, che questa tua idea probabilmente sul nostro territorio può avere riscontri. Assolutamente. No? Sì. Per cui parliamo di un'idea, però devi fare magari questi correttivi, che ne pensi, e lo stabiliamo insieme per fare in modo che effettivamente poi il mercato possa rispondere positivamente. Assolutamente. Poi mi dici, guarda, che ci sarebbe questa opportunità, sì, è corretto? Perché sulla base delle tue caratteristiche, piuttosto che altro, se insomma rientri in questo potresti agevolare di quest'altro. È corretto? Quindi a quel punto io posso utilizzare la tua figura per meglio indirizzare la mia, il mio pensiero. Perfetto. Ma nello stesso tempo è chiaro, per essere aiutato anche economicamente ad aprire. Assolutamente, praticamente. Quindi si parte dall'idea, l'idea si trasforma in azione. Poi questa azione, diciamo, si fanno delle ricerche di mercato, quindi mercato di nicchia, che cosa devo vendere, prodotto, servizio, okay, ok? Faccio gli investimenti, mi creo la struttura, questi investimenti io posso finanziarli con una misura agevolata e quindi ho un contributo a fondo perduto, però sempre in ogni progetto di investimento l'imprenditore deve capire che ci deve sempre mettere del suo, certo, un po' di equity, cioè di soldi suoi, perché certo, se vai a bussare la banca e gli chiedi il 100%, a parte che la pratica ti viene bocciata, però la banca dice, io uso sempre questo amico mio, se vuoi l'investimento me lo faccio io, e faccio io l'imprenditore, no? Certo. Quindi in qualche modo bisogna per evitare, spalmare il rischio, perfetto, tra virgolette, ok, diciamo, nella giusta misura. Nella giusta misura. Ma sai perché questo è un aspetto molto importante? Perché molto spesso mi trovo a parlare con tanti imprenditori che alla fine hanno investito al 100%, come dicevi, e poi si guardano dietro e dicono, ah, ma c'era questa opportunità, avrei potuto, sì, ottenere questo. Invece, diversamente, sapendolo a monte, sanno già come devono muoversi e quale poi può essere effettivamente l'esborso economico. Assolutamente, è assolutamente. Ti dico, poi da noi vengono anche imprenditori dove hanno delle idee che però noi magari gliele bocciamo perché non hanno, non una creano, rispondenza, sì, cioè, non hanno rispondenza, cioè non creano valore, non, diciamo, dall'attività che faranno, che vorranno fare, non creano redditività, cioè sono in perdita. Quindi noi diciamo, scusa, ma ti sei fatto due calcoli? Perché poi se tu hai bisogno di quattro persone, faccio un esempio, quattro persone tra contributi che ti costano. Quindi noi facciamo, diciamo, un esame preliminare, diciamo, sulla fattibilità economico-finanziaria del progetto. E poi, diciamo, noi ci occupiamo anche di finanza ordinaria, ci sono aziende che noi abbiamo casi di aziende dove
prima di conoscerci avevano un rating, migliorato questo rating, cioè prima pagavano il 7%, faccio un esempio, e oggi stanno pagando l'1,50 come tasso di interesse, oppure magari si finanziavano male, cioè non, le coperture che avevano non erano adeguate al proprio ciclo operativo. Perché io faccio sempre l'esempio, io vengo dall'agricoltura, perché io diciamo sono un imprenditore agricolo, anche imprenditore agricolo, diciamo mio padre è imprenditore agricolo, è chiaro che diciamo un prodotto come il pomodoro, che ha diciamo un ciclo operativo che dopo 6 mesi lo monetizzo, io devo finanziarmi con una coperta a 6 mesi, quantomeno a 6 mesi, perché io se mi finanzio a 3 mesi, cioè meglio che dico di no alla banca, perché sennò mi crea problemi. Oppure se devo fare l'investimento nel vigneto, devo fare un'operazione quantomeno a 24 mesi, perché mi crea moneta dopo 24 mesi. Cioè noi entriamo nel merito del ciclo operativo dell'azienda. Quindi praticamente tu riesci in qualche modo con il tuo team, perché l'abbiamo visto, non sei assolutamente solo, ad evidenziare quelle che potrebbero essere effettivamente le linee d'ombra, le zone d'ombra, le difficoltà, le criticità poi da superare, però in maniera più consapevole, proprio per evitare poi di trovarsi a scontrare con la dura realtà di tutti i giorni. A tuo dire quindi, cosa a tutt'oggi dovrebbe avere l'imprenditore? Allora, l'imprenditore deve oggi avere una mentalità da costruttore, cioè deve piano piano costruire, perché oggi nel breve periodo nessuno riesce più ad arricchirsi, cioè perché è diventato tutto più difficile, è diventato diciamo... Quindi bisogna avere proprio... Essere lungimirante. Lungimirante, avere una vision, proprio vederla nel lungo periodo, creare, avere anche una leadership da coach con la propria squadra, trovare dei prodotti di nicchia, trovarsi il proprio mercato, cercare di ottimizzare i costi. Cioè oggi l'imprenditore deve essere una figura dove deve conoscere e sapere tutto, però nello stesso tempo deve farsi seguire da consulenti specialistici. Ti faccio un esempio, noi per esempio molti commercialisti vengono da noi perché il commercialista guarda diciamo la parte fiscale, noi invece guardiamo la parte finanziaria. Allora insieme diciamo cerchiamo di trovare un equilibrio, perché molto spesso l'imprenditore dice al commercialista: mi piacerebbe non pagare tante tasse, ok? Però poi se devi fare degli investimenti, allora il cosiddetto cash flow, no? Il flusso di cassa che guardano le banche, poi diciamo ecco, la banca se non è adeguato agli investimenti o è congruo agli investimenti che l'azienda poi deve fare, è chiaro che l'azienda poi può avere dei problemi. Quindi si tratta di una crescita, quella di una figura imprenditoriale come ad esempio la tua, che deve essere però più consapevole. Ecco perché ad esempio ricordiamo che il nostro Savino dà anche delle informazioni poi alla platea con delle perle di management, proprio perché c'è bisogno proprio di maggiore consapevolezza. Sei tu? Sì, sono io. Perché? Perché racconta, perché hai deciso di confezionare proprio queste finestre? Sì, allora io ho creato questa rubrica proprio perché ho percepito l'esigenza di anche le aziende che noi gestiamo, perché noi le aziende poi le gestiamo, cioè noi a livello finanziario le gestiamo, abbiamo un panel di clienti che gestiamo, dove diciamo gli gestiamo proprio la parte finanziaria. Sì. Ho creato questa rubrica proprio perché molto spesso non diciamo riuscivo a, cioè anche con l'imprenditore non aveva il tempo di capire tante problematiche che ci sono all'interno dell'azienda. Creando questa rubrica rafforza quello che noi diciamo sempre, ok? Quello che noi diciamo
cerchiamo di farci capire, di... E niente, questa rubrica... Che sta avendo parecchio successo, siamo alla puntata 14, quante ne abbiamo più o meno? Sì, puntata 14. All'attivo? Sì, 14 puntate. Perché no, poi, Savino, una cosa fondamentale è proprio la comunicazione, perché? Ed è il motivo ulteriore per cui ti ho invitata all'interno del mio salottino, perché questa si tratta di una realtà, Media One Consulting appunto, che è assolutamente in crescita, però è importante che la gente sempre di più, prima di tutto, sposi questa fiducia, questa filosofia, questa mission, insomma, della Media One Consulting, proprio perché c'è speranza per il futuro, lo stiamo dicendo più e più volte, si tratta comunque di un giovane che ha creato tutto questo, appunto il nostro Savino La Palombella, ma c'è bisogno che la gente sia maggiormente, ne venga insomma più facilmente a conoscenza, perché è come nell'ambito sanitario, no? Ci sono tante realtà, eccellenze del nostro territorio, però molto spesso la gente non lo sa, si sposta oltre nazione, oltre confine, fa i cosiddetti pellegrinaggi, ma lo stesso avviene anche in questi ambiti. Una persona che decide di aprire un'attività però si sente sola, molto spesso demorde. Diversamente invece, sapendo di poter avere a disposizione un team, insomma, che ti analizza tutto e ti dice siediti qui che ti aiuto, bene, il lavoro è mezzo fatto. Assolutamente sì, cioè noi veramente, io ripeto, io diciamo ho fondato questa, a parte che faccio questo lavoro perché tranquillamente potevo starmene al vivaio di famiglia a lavorare, proprio perché c'è questa forte passione e quindi ho fondato questa società, ma io veramente vorrei aiutare il mondo imprenditoriale a crescere, cioè dove posso in maniera umile, con, perché non solo Savino La Palombella, con il suo team, perché poi non è che Savino La Palombella riesce a risolvere tutti i problemi, però c'è una squadra veramente di numeri uno, c'è il secondo proprio, Franco Gamen, che salutiamo, anche Saverio Morella, Gianluca, tutti veramente bravi, però Franco Gamen insomma tutti lo conoscono, soprattutto nella BAT, nella provincia di Foggia, perché è stato il capo dei crediti di Montepaschi, oggi ripeto Media One Consulting. Quindi ho una squadra fantastica di persone competenti e proprio l'obiettivo è quello di creare valore per le nostre aziende, per gli imprenditori, per il mondo imprenditoriale. Che poi è la filosofia proprio di Casa Serena, perché io molto spesso mi ritrovo ad invitare tante figure imprenditoriali o comunque eccellenze del nostro territorio, perché dobbiamo imparare a darci una mano, dobbiamo valorizzare quello di buono che abbiamo e dobbiamo farci crescere, giusto? È giustissimo. L'ultimo messaggio, Savino, sì. Perché nel frattempo 20 minuti, una mezz'oretta, è volato. Io ero un po' diciamo rigido, perché non sono, diciamo, è la prima volta che faccio una diretta, però devo dire che tu sei bravissima e sei anche, diciamo, hai detto dei termini manageriali, quindi se vuoi... Quando vuoi ti dico qual è la mia idea. Ok, perfetto. Allora, qual è l'ultimo messaggio che vogliamo lasciare per questo tuo intervento agli amici di Casa Serena? Allora, l'ultimo messaggio è veniteci a trovare, sia aziende che devono fare degli investimenti o aziende che magari vogliono avere anche dei consigli su come si stanno finanziando, siccome su progetti, su idee che hanno. Noi siamo a vostra disposizione, insomma siamo oggi una discreta realtà, perché le aziende che stiamo gestendo e che stiamo seguendo sono veramente soddisfatte, devo dire la verità. Siamo anche un riferimento per alcune banche, diciamo, del locali, dove, diciamo, siamo diventati, ecco, un punto di ascolto, di riferimento per, quindi noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa. In caso potete chiedere anche del dottor Savino La Palombella. Perfetto, grazie. Io ti ringrazio veramente per questo intervento, grazie mille. Grazie a te, sei stata veramente gentilissima e ti ringrazio. Quando vuoi ti lascio le chiavi di casa, mi vieni a far visita, va bene? Va bene, grazie, allora, grazie. Salutiamo insieme il nostro dottor Savino La Palombella, founder, ovvero fondatore
fondatore della Media One Consulting. Grazie ancora. Ok, ciao a tutti. Arrivederci. Allora, amici a casa, dopo aver salutato il nostro nuovo amico di Casa Serena, io come sempre vi lascio ancora una volta soltanto per un breve stacco pubblicitario. Subito dopo c'è la rubrica medica curata dall'ottimo Marcello Micoli.